Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Il video di oggi è molto richiesto e molto atteso, lo so perché molti di voi mi hanno fatto domande, mi hanno mandato messaggi dicendo ma quando è che lo fai, quando è che lo pubblichi? E finalmente è arrivato. Stiamo parlando del confronto, della lotta, perché l'ho voluto metter giù così, come se fosse una vera e propria lotta, tra i due colossi, i due servizi più conosciuti per quanto riguarda lo spending delle cripto nei negozi attualmente tramite carta di debito. Sì, lo sapete, sto parlando di Wirex e Coinbase Card. Sono le due carte più conosciute, non sono le uniche chiaramente, ma oggi mi soffermerò su queste due perché Wirex la utilizzo ormai da un anno. Coinbase Card l'ho utilizzato un po' nell'ultimo periodo e ho cercato di capire un po' quale delle due fosse la migliore sotto i diversi punti di vista. Per questo motivo ho deciso di dividere, diciamo così, questa lotta, per l'appunto rimanendo nella metafora pugilistica, in quattro round, ognuno dei quali andrà a esaminare uno degli aspetti principali, secondo me, nell'utilizzo di questi servizi. Il round numero uno riguarderà l'applicazione, quindi quale delle due carte ha un'applicazione migliore, quali sono i pro e i contro delle applicazioni di Coinbase Card e di Wirex, quindi quanto sono semplici da usare, quanto è agevole ordinare la carta e fare le operazioni di tutti i giorni. Round numero 2, la sicurezza, fondamentale anche questa, quindi le due piattaforme prevedono anche quei casi più spiacevoli in cui magari ci rubano la carta, ci rubano il telefono, ci permettono di agire in maniera semplice per prevenire danni particolari al nostro capitale. Andiamo a esaminare anche questo caso. Round numero 3, l'usabilità. Cosa si intende per usabilità? La semplicità d'uso, per l'appunto, della carta nella vita di tutti i giorni, quindi se è molto macchinoso oppure se è semplice. Infine, round numero 4 sono le commissioni, le fees. Andiamo a vedere quanto costa ogni singola operazione, che sia la conversione, che sia il trasferimento, l'acquisto, la vendita, eccetera, eccetera, nonché eventuali commissioni mensili che, ahimè, nei due siti non è che siano messe giù proprio in maniera trasparente e chiarissima, ma è una cosa abbastanza comune. Quindi io vi pongo davanti una tabella che ho fatto io, ve la condivido, è anche scaricabile gratuitamente, la trovate in descrizione, dove metto a confronto, e la commenteremo insieme anche in video, tutte quante le fees esistenti sulle due piattaforme. Spero che sia di vostro gradimento. A tal proposito, se apprezzate i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like a questo video in modo da dimostrarmelo e da continuare a incentivarmi a produrre video di qualità. Iscrivetevi, mi raccomando, al canale cliccando la campanellina per non perdervi nemmeno un nuovo video, quindi facendovi arrivare le notifiche. Seguitemi anche sugli altri social, in particolare su Telegram, dove condivido sempre idee di trading e idee sul mercato. Trovate tutti i link in descrizione. Basta con le chiacchiere e andiamo a iniziare questa lotta. Via! Il primo round riguarda l'applicazione, quindi com'è, se è user friendly, semplice da usare, se l'inizializzazione è facile, comprensibile, quante funzioni ha, insomma cose di questo tipo. Iniziamo subito mostrando l'applicazione di Wirex, che è quella un po' più complicata, perché Wirex è una piattaforma a sé stante. Coinbase Card si appoggia a Coinbase, quindi di valore aggiunto appunto gli dà soltanto il poter spendere le cripto con la sua carta, mentre Wirex è proprio una piattaforma a sé stante, quindi non si appoggia ad un altro exchange ma fa anch'essa da exchange, quindi per forza di cose l'applicazione sarà un po' più complicata. Come vedete all'apertura, ad ogni apertura ci viene richiesto il Face ID oppure un codice PIN, procedura di sicurezza molto apprezzabile. L'applicazione si presenta così. Allora, io ovviamente la utilizzo già da tempo, quindi a un primo utilizzo non si presenta così, ma si presenta praticamente vuota e ci viene chiesto di, per utilizzare i servizi, fare la verifica dell'identità. Quindi bisogna creare un profilo, mail e password semplicemente. Una volta creato questo profilo viene richiesto di fare il KYC con un documento d'identità e con la richiesta della propria identità chiaramente e l'indirizzo, in modo che ci possano poi spedire la carta fisica. Non è obbligatorio farsi spedire subito la carta fisica, perché si può anche utilizzare, come vi dicevo, virtualmente anche solo come exchange e wallet. Wirex è una cosa molto discutibile, ma teoricamente si potrebbe fare anche quello. Il KYC si conclude veramente in fretta, io credo di averci messo 5 minuti a dire tanto, e una volta concluso si è abilitati ad utilizzare tutti quanti i servizi.
Come vedete, ecco, poi ovviamente una volta fatto la schermata è analoga, però chiaramente il saldo sarà vuoto e non ci saranno attività recenti, insomma è un primo uso. Il saldo totale mi mostra il controvalore totale di tutti gli asset che ho depositati su Wirex, cripto e non cripto. Perché? Perché mi permette di avere diversi wallet crypto su Wirex, come se fosse una sorta di exchange per l'appunto, e un conto euro. Un conto euro che è un conto fiat a tutti gli effetti, quindi ci dà un IBAN addirittura, un IBAN che può essere o del Lussemburgo o della Lituania, se non vado errato, e tra parentesi, se si vuole gestire un conto euro su Wirex, attenzione agli aspetti fiscali perché vale come un conto all'estero, quindi c'è il limite di giacenza media non superiore a 5.000 euro, altrimenti va dichiarato per sorveglianza fiscale, e il limite massimo di giacenza di 15.000 euro. In uno dei due casi, mi pare, se la giacenza media è superiore a 5.000, c'è anche da pagarci la tassa Livafe, che è appunto una tassa sui capitali detenuti all'estero. Quindi attenzione dal punto di vista fiscale anche alla gestione di queste applicazioni. I conti li vedremo tra poco, perché adesso vi vorrei presentare dall'alto verso il basso semplicemente l'applicazione. Saldo totale, quindi controvalore totale dei nostri asset. La campanellina ci dà le notifiche se ce ne sono, quindi ad esempio è stato accettato il tuo KYC piuttosto che ti abbiamo spedito la carta, cose di questo tipo. La rotellina, l'ingranaggio, apre il menu delle preferenze che tra poco vedremo, anzi vediamolo subito. Nel menu delle preferenze abbiamo lo stato del nostro profilo, che ci sono i nostri dati personali, valuta di riferimento, che è quella su cui ci calcola il controvalore, sicurezza, quindi possiamo cambiare la password, il PIN, attivarlo e disattivarlo, e la two-factor authentication. Inoltre possiamo vedere tutti i dispositivi loggati nell'applicazione Wirex al nostro profilo. Conti e carte collegate invece ci permette, vedete, ecco, conti, di attivare o disattivare i vari accounts, come vi dicevo le crypto, e ovviamente quello in valuta fiat non è disattivabile. Carte collegate invece ci permette di collegare carte di credito a debito standard, tra virgolette, per comprare delle cripto, quindi per andare a riempire i nostri conti di Wirex tramite metodi bancari classici. E poi niente, abbiamo un po' di support e cose varie, meno interessanti. Sotto abbiamo ricompense, che ci permette di gestire il cashback. Come saprete, forse non lo sapete, ne parliamo tra poco. In ogni caso, ogni acquisto utilizzando la carta Wirex ci dà lo 0,5% di cashback in Bitcoin. Una volta che noi spendiamo, vedete, ci viene poi tutto loggato qua sotto, e una volta che abbiamo più di 100 o più satoshi li possiamo riscattare, ci vanno a finire nel nostro wallet Bitcoin e li possiamo poi vendere in euro, molto molto semplice. Carte invece sono le carte di debito collegate al nostro account euro di Wirex. Qua è interessante capire qual è il flusso, e ve lo spiego tra poco, perché il conto in euro è collegato alla carta, ma poi sono due conti diversi in maniera logica. Perché? Perché io su Wirex ho il mio account euro, vedete, che a sua volta si divide in un conto corrente euro a tutti gli effetti e la carta. Devo spostare i fondi dal conto alla carta se li voglio poter spendere, altrimenti non posso. Allora, partiamo proprio da qui, che è la cosa più importante. Qual è il flusso di utilizzo della piattaforma Wirex? Io invio cripto dall'esterno, semplicemente utilizzando appunto conto Bitcoin, mostrami il mio address, invio i Bitcoin qua sopra. Dopodiché li vado a vendere e li vendo in euro, chiaramente, e mi andranno a finire nel mio account euro, qua, che adesso ne ho 50, vedete, non ne ho 570 quello che era, ma 50. Una volta che ce li ho nell'account euro, li devo spostare sulla carta, quindi io clicco sulla carta da qui, oppure posso andare indietro su carte,
scelgo la carta e faccio aggiungi fondi alla carta, è la medesima operazione, metto l'importo, vado avanti e confermo, i trasferimenti tra il conto euro e la carta sono istantanei e gratuiti, quindi in realtà la cosa è assolutamente agevole. Tuttavia bisogna aver chiaro questa cosa, abbiamo quindi i conti cripto sui quali, che sono wallet, possiamo ricevere le cripto, poi le possiamo vendere, ci viene spostato il fondo sui conto euro. Il conto euro, che come vi dicevo è un vero e proprio conto bancario, che se clicco dettagli del conto mi mostra che ne abbiamo uno nazionale e uno internazionale, quindi abbiamo questi due IBAN con i quali gestire i nostri euro, possiamo teoricamente anche farci accreditare lo stipendio lì sopra, fare i bonifici, insomma è un vero e proprio conto corrente, e una volta che sono qua sopra poi li posso spostare per l'appunto sulla carta per poi spenderli, quindi capite che c'è qualche passo da fare. A questo punto non vi sto neanche a spiegare account che cos'è, perché l'abbiamo già visto, è semplicemente una panoramica di tutti i nostri wallet e dei conti in valuta fiat, nel mio caso attualmente ho soltanto euro, e per ogni conto, per ogni wallet ovviamente c'è il suo address. Attività recenti infine mi mostra quello che ho fatto, quindi lo storico delle operazioni, tutte le operazioni, vedete anche i trasferimenti avanti e indietro, tutte le ricompense riscattate, ovviamente le spese fatte, le vendite di Bitcoin per euro, e poi se andiamo a toccare la singola vendita, la singola operazione, mi fa vedere tutti quanti i dettagli. Dove vedete NA come valuta, ecco un piccolo forse bug, non lo so, è euro comunque, NA credo che sia perché non trova qualche simbolo o qualcosa, fatto sta che è euro, faccio... si fa in fretta insomma a ignorarlo e fregarsene, e quindi direi che questo è quanto. Quindi è importante capire che dobbiamo ordinare la carta, fare il KYC e tutto quanto, poi la cosa più intelligente da fare è spostare le cripto sul nostro wallet crypto Wirex, perché ovviamente si possono anche comprare, però ci sono delle fees tali per cui non è conveniente comprare cripto con Wirex, è conveniente usarlo per spenderle. E sposto le cripto, le vendo, mi va a finire il corrispettivo sul conto euro, sposto sulla carta e utilizzo la carta per pagare. Sembra complicatissimo, però in realtà una volta che ci si prende la mano è davvero davvero semplice. Questo è Wirex. Coinbase Card invece è decisamente più snella come applicazione. Ah, non ho detto una cosa, torniamo indietro un attimo a Wirex, perché vi volevo dire un'ultima cosa, che vedete di carte se ne possono ordinare fino a 3 contemporaneamente nel caso europeo. Abbiamo quella euro, quella in sterlina e quella in dollaro statunitense. Attenzione perché ognuna ha una sua fee mensile di mantenimento, quindi se ne ordiniamo 3 pagheremo le fee per tutte quante e 3, ok? Quindi può essere utile ad esempio avere una carta in dollari se si va in America, se si fa un viaggio in America, e ci rende davvero più semplice anche la gestione del cambio valuta, ecco, si usano direttamente i Bitcoin e via. Coinbase Card, vi dicevo, è molto molto più snella. Perché? Perché è un appendice di Coinbase a tutti gli effetti. Come vedete ci viene mostrata la carta con tutto asteriscato, grazie a Dio, sotto abbiamo un riepilogo delle operazioni e sopra il nostro balance, basta, tutto lì. Come si fa a iniziare a utilizzarla e richiederla? Occorre avere un account su Coinbase, se non ce l'abbiamo lo dobbiamo fare, passare le procedure di verifica di identità, KYC eccetera eccetera. Una volta fatto quello, scaricare l'applicazione Coinbase Card, collegarla al nostro conto Coinbase e infine basta, in realtà possiamo subito, cioè ci arriva subito la carta, perché per attivare il nostro account di Coinbase Card occorre fare il pagamento una tantum per richiedere la carta, ci viene spedita al nostro indirizzo che ci viene richiesto in KYC e basta. Mentre l'aspettiamo possiamo già utilizzare questa carta virtuale, tra virgolette, che già contiene tutti i dati. Scadenze CVV a vista, volendo, adesso vi faccio vedere come si fa, e quindi sugli e-commerce è già utilizzabile. L'applicazione ha veramente poche funzioni, perché qua il portafoglio blu ci fa scegliere da quale portafoglio, da quale wallet attingere. Ovviamente questo attinge dai wallet Coinbase, attenzione, non Coinbase Pro ma Coinbase, quindi i fondi devono essere lì.
Il flusso quindi è estremamente semplice. Io deposito o acquisto cripto su Coinbase e le tengo sul wallet Coinbase e le spendo dalla Coinbase Card grazie a questa applicazione che fa da ponte. Qua sul menu di impostazioni della carta posso fare Get Your PIN, che riceviamo una finta chiamata che ci dice a voce Your PIN is e quello che è. Card Info, che invece ci mostra il numero completo, il CVV. Se lo voglio fare ci viene richiesto il Face ID e oppure il PIN. Freeze Card è per bloccarla e sotto abbiamo tutte le varie cose di support. Qua sotto abbiamo, come vi dicevo, lo storico delle operazioni fatte e posso andare a vedere i dettagli di ognuna cliccandoci sopra. In alto a destra Account Settings, Logout, Login se siamo slogati e basta, e anche lì support. Quindi questa chiaramente è molto molto più semplice e più snella, ovviamente non è una piattaforma in toto come Wirex, che invece nell'applicazione ha tutte le funzioni che ha l'exchange, il conto, tutta la gestione dei fondi su Wirex e poi in più la carta, che è solo un sottoinsieme, mentre Coinbase Card è semplicemente la carta da collegare a Coinbase. Quindi il round 1 dell'applicazione, chi lo vince? Io mi sento di dare un pari merito a questo round. Perché? Perché Wirex è più complicata, è molto più macchinosa, però perché ha molte più funzioni, quindi deve essere una piattaforma a sé stante, va capita questa differenza. Coinbase Card è semplice, immediata, però ovviamente è perché ha soltanto la funzione di spendere, quindi io non me la sento di privilegiare una piuttosto che l'altra per questi motivi. Quindi passiamo al round numero 2, ovvero la sicurezza. Nel parlare di sicurezza parliamo di quanto è affidabile il sistema, è gestito bene il caso in cui ci rubano il telefono, ci rubano la carta o la smarriamo. Andiamo a vedere. Allora, la principale differenza tra Wirex e Coinbase Card, a mio parere, in tema di sicurezza, è il fatto che Wirex, ogni qualvolta vogliamo accedere, ci viene chiesto il Face ID oppure il PIN, mentre su Coinbase Card no. Ecco, io dico, non gli costava molto fare anche questo livello di sicurezza in più, quindi io suggerisco agli sviluppatori, se dovessero fare un aggiornamento, di implementarlo, perché nel caso in cui ci fosse rubata la carta e qualcuno ci riesce a rubare il telefono e magari il telefono ce lo riesce anche a sbloccare in qualche modo, allora riesce a utilizzare la Coinbase Card in maniera istantanea, perché semplicemente aprendo l'applicazione, facendo Get Your PIN, ci viene dettato il PIN e quindi uno può utilizzarla e spendere i nostri fondi con veramente pochissimi intoppi. Invece con Wirex la cosa si complica un po'. Perché? Perché occorre sapere anche il PIN oppure avere la faccia, appunto, nel caso in cui sia attivato il Face ID, per entrare soltanto nell'applicazione. Quindi questo è un punto a favore di Wirex. Nel caso in cui la carta venga smarrita, in entrambi i casi è veramente semplice gestire la situazione. Si va su carte, si seleziona la carta e la si blocca. Dopodiché la si può richiedere sostitutiva se smarrita al support, insomma, si scrive tramite il portale support e si richiede la carta sostitutiva. Si paga una piccola fee di sostituzione e basta. Coinbase Card, cosa identica, perché anche qua c'è l'opzione Freeze Card che la disabilita e poi si può fare Report Lost or Stolen Card che invece la blocca del tutto e ne ordina una di sostitutiva anche lì. In quel caso lì ovviamente si paga la nuova carta come se fosse la prima. Se invece ci viene rubato il telefono, come vi dicevo, Wirex è più sicura perché ci chiede la password o scusate il PIN o il Face ID anche per entrare nell'applicazione, mentre Coinbase Card no. Dal punto di vista dell'account invece la sicurezza è alta in entrambi i casi, perché ovviamente da un lato abbiamo l'account Coinbase protetto da two factor authentication, dalla mail che quando vedo un IP sospetto ce lo dice e insomma tutte quelle procedure di accesso all'account Coinbase, quindi è quasi impenetrabile. Per Wirex anche in quel caso lì abbiamo username, password, two factor authentication, la frase di sicurezza che ci viene richiesta se ci loghiamo da un IP sospetto, insomma anche qua è molto molto completa.
Che dire? Poi l'ultima cosa che differisce leggermente dalle due applicazioni è che su Wirex, se io vado su carte, seleziono la carta e faccio dettagli della carta, cosa che non farò perché altrimenti vi mostro qualche dato in più, mi pare che vi faccia vedere la scadenza e forse qualche altra cifra del numero. Comunque c'è la possibilità di visualizzare il PIN a schermo, però per visualizzarlo devo avere il CVV della carta, quindi non è possibile visualizzare il PIN senza la carta in mano e senza il telefono sbloccato e sbloccato anche dall'applicazione, quindi con l'accesso e con il PIN. Su Coinbase Card invece, come vi dicevo, per rivelare il CVV e il numero della carta è necessario il Face ID oppure il PIN, però paradossalmente per conoscere il PIN della carta è sufficiente entrare nell'applicazione. Insomma, è un po' contorta come concezione di sicurezza. Per questo motivo il round 2 sulla sicurezza per me lo vince Wirex. Veniamo ora al round 3, ovvero l'usabilità. Usabilità intesa proprio dal punto di vista dello spendere le nostre cripto in giro quotidianamente. Quale delle due piattaforme è più semplice, è più comoda? Allora, la distinzione l'abbiamo già fatta praticamente, perché su Wirex il flusso è un po' più complicato. In particolare dobbiamo, allora, innanzitutto spostare cripto su Wirex, vendere le cripto, spostare i fondi derivati dalla vendita delle cripto dall'account euro alla carta, dopodiché spenderli. Quindi ci sono tutti questi passaggi da fare. Sulla Coinbase Card, al contrario, è sufficiente avere le cripto sul wallet Coinbase e basta. Quindi le si spende direttamente carta alla mano, strisciando ci viene spesa la cripto che abbiamo selezionato dalla nostra impostazione. Questi sono i quattro wallet delle corrispettive cripto che abbiamo su Coinbase e basta. Quindi vengono semplicemente spese quelle, senza nessun passaggio intermedio. Ovviamente nel discorso usabilità ci sarebbe da considerare anche il fatto che comunque Wirex permette di utilizzare, di fare molte più operazioni, eccetera, eccetera, però lato spesa delle cripto, l'usabilità, il round sull'usabilità lo vince a mani basse la Coinbase Card. Quarto ed ultimo round, le fees e gli incentivi, quindi quanto costa fare le operazioni e il mantenimento della carta Wirex e della Coinbase Card a confronto. Mi aiuto con queste slides che vi rendo scaricabili gratuitamente, espandete la descrizione e trovate il link. Purtroppo le fees non sono mai molto chiare sui siti delle varie piattaforme, pertanto ho deciso di riassumere qua in tabelle comparative. Allora, la prima tabella comparativa riguarda le fees di conversione, ovvero di compravendita delle singole coin sulle piattaforme utilizzando gli euro. Ovviamente su Wirex si parla di compravendita, mentre su Coinbase soltanto di vendita, perché nel momento in cui, cioè su Wirex ovviamente possiamo anche comprare, come vi dicevo prima, in euro le coin, mentre utilizzando la Coinbase Card ovviamente le possiamo solo spendere, comprarle lo si fa su Coinbase e esula dallo scopo di oggi. Comunque il paragone è nettamente a favore di Wirex se si tiene certe attenzioni. Allora, innanzitutto capiamo come funzionano le fees. Sulla Coinbase Card c'è una flat fee, ovvero una fee fissa del 2,5% circa, forse è 2,45%, insomma, comunque arrotondiamo, è 2,5% su ogni singola operazione. Quindi sapete che la differenza tra Coinbase Card e Wirex è che Wirex prima vendi, sposti sulla carta e poi usi gli euro, ma gli euro sono sempre quelli. Quindi l'unica fee che hai su Wirex è al momento della vendita, attenzione, non quando strisci la carta. Quando strisci la carta tu spendi gli euro senza commissione. Quando invece vendi Bitcoin in euro paghi una commissione, quando vendi Ethereum in euro paghi una commissione. Coinbase Card invece non è che devi vendere prima e poi strisciare, ma tu nel momento in cui strisci stai vendendo con la flat fee del 2,5%. Quindi la differenza è questa, che le quattro cripto
supportate da Coinbase, dalla Coinbase Card, hanno tutte quante la medesima fee del 2,5% per essere spese. Questo è il prezzo che si paga per la semplicità dello spendere direttamente le cripto. Su Wirex invece si ha una commissione di vendita variabile per da cripto a cripto. In particolare abbiamo l'1%, quindi la minima possibile, su Bitcoin e DAI. Il che mi piace, a dire la verità. L'1% è assolutamente tollerabile, nel senso che appunto quando tu vendi Bitcoin in euro e te li sposti sul conto euro paghi l'1% di commissione sul totale. Poi quando sposti gli euro dal conto euro alla carta non paghi nulla, quando spendi dalla carta non paghi nulla, quindi l'unica commissione è alla vendita della cripto in euro. La commissione sale all'1,5% nel caso in cui si utilizzino Ethereum e Litecoin, sale ancora al 2% nel caso di Stellar, 2,5% per Ripple e il Wirex token, 3% per Waves e Nano e 4,75% per Wallo, che non so sinceramente che cosa sia, però per completezza ve la riporto. Bitcoin Cash non è supportato da Wirex. Quindi, in parole povere, cosa conviene fare? Conviene inviare Bitcoin su Wirex oppure i DAI su Wirex e venderli in euro all'1% di commissione. Ovviamente li dovrò vendere in un momento, cioè non lo so, o li vendo, magari devo spendere, devo comprare qualcosa, so che devo spendere 30 euro, vado lì, prima di andare a spendere vendo 30 euro in Bitcoin, li sposto sulla carta e spendo. Oppure, cosa che solitamente faccio io, nei momenti in cui io voglio fare delle piccole vendite, magari uno vuol fare vendite periodiche ogni tanto per bilanciare la sua posizione, quello che è, comunque vendi, che ne so, 500 euro in un momento che Bitcoin è particolarmente alto e lo venderesti, te li tieni lì sulla carta e non ci pensi più, ok? Quindi questo è quello che conviene fare per evitare di fare 10.000 spostamenti ogni volta. Devo spendere 30 euro, vendo 30 euro, li sposto sulla carta, poi se magari il telefono non prende bene tiro anche due madonne, cose di questo tipo. Comunque questa è il paragone delle fees di conversione, 2,5% Coinbase Card contro l'1% di minimo di Wirex e il 4,75% massimo usando Wallo di Wirex. Attenzione che Wirex ha erogato un suo token, il Wirex token per l'appunto, che permette delle scontistiche, mi pare di aver capito, fino al 100% sulle fees di conversione, il che direi che è notevole. Però per il 100% occorre avere una grande quantità di token, erano $5,000 al momento della IEO e adesso valgono più del doppio, quindi insomma occorre vincolare una somma per avere questi benefici qua. Altre fees. Quali altre fees ci sono? Allora, costo di emissione della carta è una fee che c'è soltanto sulla Coinbase Card. Wirex non costa nulla l'emissione, però costa la gestione, tra virgolette. Quindi Coinbase Card ci fa pagare la carta una volta e poi basta, mentre Wirex ce la fa pagare ogni mese, 1,20€, più eventuali altre fees se abbiamo più di una carta. Abbiamo visto prima che c'è anche quella dollaro e sterlina e sono fees in più. Acquisto delle coin con carta. Allora, ovviamente è una cosa folle fare un acquisto con la carta su Coinbase perché si arriva al 4% di commissione e quindi io eviterei sinceramente. Ovviamente Coinbase permette di acquistare le cripto con la carta di credito, ma la commissione per l'appunto è altissima. Su Wirex abbiamo invece un'aggiunta dell'1%, quindi ve l'ho detto, è comunque sconveniente rispetto ai metodi più validi come il bonifico su Coinbase Pro, che per me rimane il metodo migliore con fees più basse. In questo caso abbiamo l'1% più l'altro 1% se si tratta di Bitcoin o comunque la fee di conversione. Trasferimento coins. Su Coinbase non c'è nessuna spesa perché solitamente le fees, le network fees le paga Coinbase, quindi se io sposto coins fuori da Coinbase non pago nulla, mentre su Wirex c'è quella che chiama blockchain fee, però è la network fee gonfiata e anche abbastanza, anche a volte è più del doppio, insomma ti disincentiva a spostare le coins fuori da Wirex. Anche questa fa parte del programma sconti con il Wirex token.
Prelievo bancomat. Se vado al bancomat con la Coinbase Card o la Wirex Card, spendo con la Coinbase Card 0 in più, fino a mi pare 200 euro al giorno. Con la Wirex ho una flat fee di 2,5 euro, quindi è meglio non usarla per prelevare al bancomat, perché insomma ti fa pagare questi 2,5 euro in più. Infine, incentivi. Gli incentivi principali sono il cashback e la riduzione fee, quindi il programma Wirex Token che vi dicevo, e il cashback, che anche quello è incrementabile fino all'1,5% con il programma Wirex Token. Coinbase Card non ha nessun tipo di incentivo, perché appunto si appoggia a Coinbase e basta, ti fa spendere le cripto e basta, con le sue fees che non c'è verso di ridurre. Wirex invece permette di ridurre le fees avendo appunto fino al 100% se si hanno 5.000 dollari al valore IO del Wirex token, e allo stesso modo il cashback va all'1,5%. Ci sono anche due step intermedi che mi pare fossero 500 dollari e 1000 dollari di equivalente, che appunto sono due step intermedi che non ricordo, vi rimando al sito di Wirex insomma per vedere bene il programma Wirex token. In ogni caso sono dei belli incentivi, a dir la verità. Io credo che aspetterò quantomeno un po' per acquistare, pianificare un eventuale acquisto del Wirex token, in particolare i famosi 6 mesi di blocco dei token venduti nella prevendita, che magari causano un dump del prezzo, vedremo. Comunque vale la pena seguirlo per chi utilizza molto Wirex, perché questi incentivi non sono davvero da poco. Quindi, a conti fatti, chi si aggiudica questo round, che è uno dei più importanti in assoluto? Allora, torniamo qui e lo capiamo immediatamente. Ecco, il fatto che io spendo l'1% contro il 2,5% ad ogni transazione mi incentiva assolutamente ad utilizzare Wirex personalmente. Se uno vuole holdare a tutti i costi solo Bitcoin e spendere solo Bitcoin ed è disposto a spendere più del doppio della commissione per non dover convertire di volta in volta i Bitcoin, oppure una volta sola quando magari c'è il picco, come vi dicevo prima, non lo so, sinceramente non lo vedo un motivo valido per spendere più del doppio in fees. Quindi per me, per l'utilizzo che ne faccio io, che è abbastanza frequente, Wirex stravince il round sulle fees, proprio perché l'1% riducibile addirittura allo zero, ma anche se fosse l'1%, è nettamente più favorevole del 2,5%, ci se ne rende conto nel tempo. Il discorso dell'euro e 20 al mese per la carta è una cosa veramente nulla, perché comunque c'è il cashback dello 0,5%, che già di suo volendo copre metà delle fees, quindi le riduce allo 0,5%, e 1,20 euro al mese è una cosa veramente irrisoria, un costo davvero irrisorio. Ah, tra l'altro non ve l'ho detto, ma anche il costo di gestione fa parte del programma Wirex Token, che volendo lo si arriva ad azzerare. Quindi vi ripeto, per me Wirex vince a mani basse questo quarto round e vince quindi anche l'intera lotta, proprio perché il round 1 era alla pari, round 2 della sicurezza vinto da Wirex, round 3 usabilità vinto da Coinbase Card, round 4 delle fees vinto da Wirex. Per me il round 4 da solo giustifica l'utilizzo di Wirex, ma aggiungendoci anche la sicurezza si paga un po' in usabilità, però si ha una piattaforma completa, affidabile, fidatevi, la uso da un anno, non ho mai avuto problemi, e soprattutto con commissioni ragionevoli. Detto questo, vi chiedo la vostra di opinione. Voi le utilizzate, le avete utilizzate? Che cosa ne pensate delle due piattaforme? Quali preferite? Quali utilizzerete? Ditemi quello che pensate nei commenti e ci confrontiamo. Alla prossima e vi auguro una buona serata.